Fiera Agricola è stata scelta dalla Regione Veneto per la presentazione in anteprima dei dati sull'andamento dell'agroalimentare nel 2017. Il valore complessivo della produzione lorda agricola veneta dello scorso anno è stimato in 5,7 miliardi di euro, con un più 0,2% rispetto al 2016. Siamo orgogliosi che la Regione Veneto e Veneto Agricoltura presentino i dati in anteprima alla Fiera di Verona, alla Fiera Agricola, che insieme alle altre fiere del comparto rappresenta circa il 50% di ciò che offre oggi in Italia il settore fieristico. Sicuramente saranno dati importanti anche per prendere delle strade diverse per quanto riguarda l'aspetto assicurativo, per esempio per eventi climatici che sono ormai una costante nella loro negatività. Le principali colture orticole e frutticole hanno risentito dell'andamento climatico sfavorevole e hanno segnato rese negative con diminuzione della produzione di radicchio, lattuga, fragola, mele, pesche e pere. In aumento invece patata e ciliegio e a livello generale le superfici investite a orticole con un più 1% rispetto all'anno precedente. Annata tutto sommato buona per i settori vitivinicolo, cerealicolo e zootecnico. Nel 2016, se facciamo un passo indietro, ricordiamoci che fino a fine giugno ci sono state grandi piovosità, però poi siamo riusciti a recuperare. Nel 2017 la situazione è stata l'opposta, ad aprile ci sono state le gelate che hanno compromesso la produttività di quelle piante che in quel momento stavano germinando, con conseguenze importanti non solo nel mondo della viticoltura, ma pensiamo anche all'apicoltura per esempio, per poi trovarci durante l'estate con carenza di acqua. Quello che serve oggi, quello sul quale sta lavorando l'agenzia, è capire come si deve essere flessibili per reagire a queste necessità. Un elemento importante per l'agricoltura è la gestione dell'acqua. Abbiamo comunque noi messo in campo come Regione Veneto molti finanziamenti per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale. Siamo la prima regione europea per pagamento nel piano di sviluppo rurale della PAC, anche come velocità, 27.000 domande che sono state naturalmente emesse e pagate, e quindi una grande soddisfazione da questo punto di vista per l'assistenza. Resta che cosa? Restano comunque le soddisfazioni per l'occupazione, che è leggermente in aumento, e soprattutto per gli occupati nel settore femminile, che si fa ben sperare per il futuro, e naturalmente per i giovani. Negli ultimi 3 anni abbiamo più di 1.500 aziende gestite da giovani dai 18 ai 40 anni per una misura che noi abbiamo messo comunque in campo, che è quello del primo insediamento, in cui diamo 40.000 euro a fondo perduto per un giovane che voglia sostituire il padre oppure i nonni nell'attività agricola e naturalmente per aprire una nuova startup.